Ragazzi, buongiorno a tutti, che studenti silenziosi, neanche a scuola, neanche a scuola siete così silenziosi, andaggio. Allora, ho disegnato un occhio perché oggi l'argomento della giorno è qual è? Devo capire dove sono, devo guardare e capire, è il trago, va bene, e capire sempre dove sono. Devo imparare a nuotare nel lago perché ho fatto il decimo tempo. Vabbè, lo so, appunto per questo, c'entra la vista, ma non solo dobbiamo capire dove sono, c'è sempre il secondo. Sulla terra quando camminiamo o quando attraversiamo la strada, che dobbiamo guardare tutte le parti, ma soprattutto in acqua. Perché in acqua, se io provo a correre a occhi chiusi, cioè a occhi chiusi non si può correre. Lo stesso in acqua, oggi l'esercizio in acqua che faremo sarà questo esercizio di sensibilità, di guardare avanti, di capire un po' la dimensione dove siamo in acqua. Quindi faremo, oltre ai classici esercizi di nuoto, cercheremo di fare degli esercizi tipo guardare i piedi di quello davanti, oppure mentre nuotiamo ci guardiamo le mani, muoviamo le mani, quindi ogni bracciata muoviamo le mani. Quindi facciamo questa sensibilità nella terza dimensione in acqua. Quindi come argomento devo capire, l'argomento del giorno è capire dove sono, quello che faccio e quindi guardarmi attorno nella terza dimensione. Quindi che cosa facciamo oggi? Il super allenatore di nuoto Milella arriva alle 10, alle ore 10. Simone, grande nuotatore, ha fatto due allenamenti al giorno, faceva, è un grande nuotatore, adesso ce l'abbiamo la fortuna di averlo qui come bagnino e ci aiuta anche durante le lezioni, arriva alle 10, quindi alle 10 sicuramente andiamo in acqua e ci dividiamo in gruppetti, quelli un po' più bravi e quelli un po' più più molli, ha detto Thomas. Allora io sono molli. Quelli un po' più bravi e quelli un po' più molli. E facciamo degli esercizi in acqua. Però voi ogni volta che andiamo in acqua, dopo 15 minuti non avete più voglia di fare niente, volete giocare, è normale, perché più di tanta fatica, più di tanta tensione nel fare un allenamento, un gesto nuovo, il cervello di un ragazzo non riesce a fare, quindi è giusto che però in quei 15 minuti che lavoriamo ci impegniamo bene nel cercare di fare questi esercizi. E poi giochiamo, non ti preoccupare, ci abbiamo l'anguria, ci abbiamo da fare un sacco di cose. Andiamo, scheggia, dai, cosa sta bici? Abitate qua sola, vedi che ci avete messo, siete arrivati per ultimi. Oh, mi ho contato l'unica via che stanno rifacendo la sfoglia. È il classico esempio, chi abita più vicino arriva per ultimo. Posate sta bici e venite, dai, scheggia. Laggiù che lì ti parte le lì. Stanno bagnando, dai. Prima ci hanno lanciato la bici, c'era la lavata. Bella. Quindi è passato sotto tutto. Quindi voi ci avete 15 minuti più o meno. Abbiamo 15 minuti di tempo, disegniamo anche le lancette dell'orologio. Per cosa? Di capacità di mentale, di concentrazione. Suggerisce meno. Chi è che dice di più di meno? Tre minuti entri in acqua e devi già uscire con costume. Allora, quindi ci vuole determinazione. Chi si vuole allenare, che vuole impegnarsi, vuole capire, possiamo lavorare un pochino di più. Siete ragazzi, non è che vi obbligo, siamo qua per fare sport, per socializzare, per divertirci. E quindi non è che devo essere allenatore cattivo, fai così, mi vai a sgridare. Qualche volta insomma mi sgrido, però insomma la mia filosofia la sapete insomma qual è. Ok, stai seduto. Però dovete cercare di capire quello che fate, perché se vado in acqua in modo così, cioè non combino niente. L'acqua devo, come vi ho già detto, devo prenderla avanti,
spingerla fino in fondo, scivolare, accarezzarla. Dimmi, domanda, attenzione. Sai che avvio una giocatura con una pietra? Secondo me una pietra mi supera. No, quando sono uscito dal nuoto io ero ancora meglio. Ma hai messo la tecnica, la bracciata lunga e cominciato a nuotare? Sì, ma ero stanco. Io può succedere che sta, che fai qua dietro, vai. Abitati, io non riuscivo a mettere la testa sotto, talmente era brutta. Bravo. Era freddo, no, ma all'inizio, perché è caldo. Sì, ma vabbè, comunque questo per dire, voi avete fatto una gara e come vi ho già detto ogni gara c'è una sua storia. Ecco perché è bello andare a fare le gare in triathlon, perché sono tante variabili. Cambia l'acqua, cambia la bici, la zona, la corsa, sbagliamo, corriamo da un'altra parte dall'altra. Non riusciamo a infilarci le scarpe. Che sono bagnate. Mi sono anche messo le scarpe e stavo sentendo tutto indietro, ho tirato giù una sbarra. Quindi ecco, vedete, le gare di triathlon c'è questa avventura. C'è poco nuoto, poca bici, poca corsa, alla fine è una gara comunque che per un ragazzino è comunque lunga, La domanda! Dimmi, la domanda, fermi, un'altra domanda. Simone, dov'è? Eccolo quasi, alle 10 ci aiuta, gli diamo 45 minutes, 45 minutes, 45 minuti, 45, giusto? Giusto ragazzo? Io 10. 10 di inglese? Allora, sentiamo Paolino, 10 di inglese, il numero 13, come si dice? 10 sotto zero. No, 13. Va bene, ad arrivare la pila degli quindi che differenza c'è, diciamo, che differenza c'è tra il nuoto e gli altri sport? Nel nuoto usiamo pochi muscoli perché le braccia e le gambe c'è poca massa muscolare. Mi sa che sangue la Guglielmo, c'è poca, ma attenzione, ascoltatevi, quindi diciamo cancelliamo qua, oggi non c'è neanche il cancino a fare così all'antica. Quindi se qua disegniamo una mano, quella è una mano. Quella è per te, 100 di altri. Muscolo. Nel nuoto usiamo pochi muscoli. Ecco perché. Prova a fare il cigno alla riva. In teoria ci si potrebbe allenare molto di più rispetto alla bici e alla corsa, perché usando meno masse muscolari potremmo fare degli allenamenti più grossi e anche dei tempi di recupero più piccoli, perché se facciamo una corsa magari ci dobbiamo riposare un minuto, due minuti, per fare una vasca di nuoto sono sufficienti magari 15 secondi, per questo motivo, perché usiamo meno muscoli, quindi i recuperi possono essere anche minori. Quindi ripetiamo questo discorso per quelli che sono arrivati in ritardo e per tutti, così lo fissiamo bene in mente. Oggi cerchiamo di capire dove sono, sia per la strada, quindi guardando dove sono, mentre non è che quando corro guardo solo avanti, quando vado in bici con la coda dell'occhio devo guardare se arrivano macchine, se c'è un pallone che mi attraversa la strada, se c'è uno che a me apre la porta, quindi dobbiamo avere questa visione completa. Sulla terra è facile perché voi siete tutti terrestri, ma dobbiamo averla anche in acqua, cioè se vediamo il nostro, mentre durante la gara dobbiamo vedere se c'è una boa davanti, se no ci sbattiamo, magari nuotare sui piedi quello davanti. Hai sbattuto sulla canoa? Sì, era la purista, era in vero. Tu sei talmente, ok, quindi era talmente lento che era la purista, bella Paolino. Come sta? Attenzione Paolino, si è tolto il gesso dopo due settimane di mano ingessata per aver fatto una cavolata, una cazzata. Vabbè, non si dice le parolacce, ma una paolina. Quindi anche quando ci alleniamo in gruppo, soprattutto di cose stupide non ne vedo fare, ma dovete sempre ragionare. Voglio la maglietta di te, fragile. La voglio, sono caduto. Dovete sempre, disegniamo un fulmine, dovete sempre ragionare e dovete capire quando c'è un pericolo. Se c'è una cosa pericolosa, non la dobbiamo fare.
Perché quando siamo in gruppi uno vuole fare il figo e vuole fare cose stupide. Invece ragioniamo sempre. Ti piace? Finiamo, attenzione, finito! Parliamo adesso, l'ultimo argomento del giorno. Parliamo un po' di chimica e fisica, una cosa difficile. Roberta. Vediamo un po'. Chimica. In chimica, fisica. Il termine tecnico sarebbe lambda, il calore latente di trasformazione. È una cosa difficile, cioè cos'è? Che ci dice sto Berta? Vi dico questa cosa qua. Voi sapete se mettete la pentola sul fuoco? La pentola sul fuoco, disegniamo il fuoco, per disegnare la fiammella disegniamola così. Che fuoco è? Quindi l'acqua bolle. La candela sembra. L'acqua bolle e l'acqua evapora, disegniamo le nuvole. Sei tu una candela. Quindi attenzione, io fornisco calore alla pentola, poi ci arriviamo sulle magliette sudate. Questo, qui arriveremo a spiegare la maglietta sudata, perché ci fa male la maglietta sudata. La maglietta sudata addosso. Attenzione. Quindi se io scaldo l'acqua col fuoco che magari è a 200-500 gradi, l'acqua evapora. Che temperatura rimane nell'acqua? 100 gradi. Esatto, rimane 100 gradi finché l'acqua bolle a 100 gradi. Esatto, non è che l'acqua va a temperatura maggiore. Quindi però si trasforma il calore in eccesso, mi va in vapore. Torniamo alla maglietta. Allora, non dobbiamo andare in giro con le magliette bagnate. Perché? Cosa succede? Succede l'incontrario. Succede il caso opposto, attenzione. Ovvero, questa è la mia pelle, cosa disegniamo? Disegniamo la schiena, la pancia. La schiena, va. La trippa! No, la ascella! La schiena, i capelli. Ma cos'è quella qua? È la tua che uomo, Berta! Berta, ma questo qua è peggio di un mostro. È un mostro! Quindi, questa è la schiena. Facciamo la schiena S. Quindi, cosa succede? Se io ho la maglietta bagnata nella schiena, che cosa succede? L'acqua, il vapore, evapora. E quindi questa evaporazione mi fa sentire il freddo. Cioè, mi prende calore dal corpo. Succede l'opposto della pentola, ok? Su che sito l'hai provato? Quindi, mi succede l'opposto della pentola. E quindi posso prendere anche d'estate un raffreddore o quant'altro. La tosse. Quindi ecco. Anche se fa caldo, cerchiamo di stare sempre, soprattutto in inverno. Adesso potremo stare con la maglietta bagnata e farcela asciugare addosso, però può essere pericoloso, perché dov'era anche la mamma laggiù l'altro giorno, ha detto che beve il caffè e ride. Te l'ho fatta la lezione sulla Quindi la maglietta sudata mi può far prendere raffreddore. Però diciamo ancora quest'altra cosa qua, e poi finiamo. Allora, perché sudo? Voi direte, ma perché io sudo? Perché il corpo? Perché ci sono delle ghiandole? No, è stato del corpo. Perché se sudi troppo sembri uno sfigato. Bravissimo. Allora, se no, la temperatura del corpo, del nostro corpo, diciamo che la temperatura è 37 gradi. Se io corro, la temperatura col caldo potrebbe salire. 40 gradi. Giusto? E allora cosa succede? Attenzione, il sudore sulla pelle evapora, ti dà fastidio. E in questa evaporazione succede l'opposto della pentola. Mi prende calore dal corpo l'evaporazione e mi fa rinfrescare. Siete tutti a bocca aperta. E adesso vediamo chi interroghiamo adesso, a fine giornata. Tommy, vieni, vediamo. Così ci facciamo due risate, dai. Non lo sai. Sei già stato interrogato. Una ragazza allora, dai, oggi. Dai. Guarda, su che sito l'hai copiato? Da che sito? Ma nessuno vuole essere interrogato oggi. Gabo? Sentiamo Gabo, dai. Sentiamo Gabo, come ci si fa a raffreddare col sudore. Quando su, panico completo. Panico completo, non si sa. Il sudore. Non sono stato. No, allora ripeto io. Allora, questa è la pelle e queste. Samu, vediamo. Guarda, ripeto io, poi interrogo Samu. No. Le goccioline di sudore evaporando prendono calore dal corpo. Pensate alla macchina, al corpo umano, che macchina perfetta che è.
per raffreddarci mentre facciamo sport. Come quelli canaci. Ed ecco perché se mettiamo delle creme troppo oleose il sudore scappa via e non ci fa raffreddare. Quindi in gara non è che ci dobbiamo spalmare d'olio, sennò perdiamo in continuazione i liquidi e non riusciamo a rinfrescare. Bravissimi ragazzi, adesso partiamo con un po' di corsa. Di corsa e tecnica di corsa. Facciamo un po' di corsa e tecnica di corsa. E poi alle 10 precisi entriamo in acqua col super bagnino e super nuotatore Milella, grande nuotatore. Dividiamo a gruppi. Un po' lavorano con Simone, un po' lavorano con me e poi ci scambiamo col gruppo. Va bene, dai. E lo so, ma la corsa sta alla base di tutto. Andiamo sotto gli altri. Veramente? Al ritorno, mentre torniamo però, eh!